Buongiorno ragazzi e bentornati su Sgame Revolution. Ho cominciato anche prima rispetto al previsto perché mi rendo conto e voglio esplorare con tranquillità, e visto che oggi purtroppo dobbiamo interrompere una mezz'oretta prima per via del lavoro, ho pensato di cominciare un pochino prima rispetto a quanto al previsto, in modo da potervi dire quello che penso fino adesso e soprattutto potervi raccontare quello che sono le mie impressioni finora e iniziare un pochino prima. Ciao bello. Eccoci. Oh. Ieri il divano, oggi Frisciaga. Frisaca. Vabbè, ma tanto domani ci sarò in live, ragazzi, domani mattina. Ovviamente ci sarò anche venerdì, non sabato, perché sabato è il giorno in cui previsto per il traslogo, e domenica ci sarò anche. Settimana prossima invece mi hanno cambiato gli shift senza che lo sapessi. Ma mi hanno cambiato le shift dall'1 alle 4, quindi non dovevo streamare la settimana scorsa, la settimana prossima invece streamerò tutti i giorni. Allora, ragazzi, che cosa ne penso adesso di Final Fantasy VII Rebirth? Innanzitutto penso che mi sta piacendo veramente tanto. Alcune missioni sono un pochino cringe, altre invece sono veramente carine. C'è tanto da esplorare, tanto, perché credo che ci siano almeno tre regioni così, cioè le praterie, Junon e la terza, e probabilmente sarà Cosmo Canyon, ne sono sicuro, sarà Cosmo Canyon. C'è tanto da esplorare, tante missioni secondarie da fare, ragazzi, e io voglio che questa serie sia fatta con, non dico completismo perché non staremo qui a prendere il platino, ma voglio fare con calma e tranquillità. Perché? Perché secondo me, anzi, perché è importante fare determinate missioni secondarie, visto che fare missioni secondarie rispetto al remake ti dà un senso, cioè ti dà la possibilità di aumentare quella che è la simpatia dei tuoi compagni, quindi le azioni sinergiche, i manuali da combattimento, mentre il primo tu potevi tranquillamente non farle, i cazzi. Invece qua c'è tanto da esplorare, i dati, le missioni secondarie, i dati ti forniscono delle sfide nel simulatore che ti danno delle materie uniche, la raccolta di oggetti per strada col Chocobo ti dà la possibilità di sbloccare altre cose nel trasmutatore. Quindi ragazzi, qua questo è un gioco che ti dice: guarda, c'hai un sacco di cose da fare, tutte sono importanti, tutte vanno fatte. Lo so che è una cosa un po' tediosa, magari potrebbe risultare un po' tedioso da vedere in live, ma penso che l'esperienza sia anche questa, per cercare di capire il motivo per cui secondo me questo Final Fantasy VII Rebirth è uno dei migliori JRPG, se non il miglior JRPG negli ultimi 15 anni, secondo me, insieme anche ai giochi di Tales of, perché Tales of Arise, ragazzi, è un gioco che io ho veramente amato tantissimo, soprattutto se voi amate i JRPG, amate i JRPG narrativi. Tales of Arise è un gioco che va assolutamente giocato. Allora, Final Fantasy VII Rebirth, cominciamo, ragazzi, che oggi c'è un botto di cose da esplorare, da vedere. Perché? Perché noi eravamo a Calm. Qui abbiamo un altro incarico, voglio assolutamente fare. Qua c'è un'altra partita di Regina Rossa che vorrei fare, perché ha sospeso per 86.400 secondi. Va bene, Ruberab, mi dispiace. Allora, abbiamo questa e questa da fare, però vediamo un po'. Vediamo un po' se le faremo entrambe. Innanzitutto voglio vedere, c'è un'altra cosa nella urgente request. La mia ha bisogno di ingranaggio il prima possibile. Sono in buona condizione. Mi sa che ingranaggio, mi sa che è quello che abbiamo fatto, ragazzi. Mi sa che non sarà cortissima questa missione. Mi sa l'ingranaggio che abbiamo fatto con la cosa di Quetzalcoatl. Come ti ho detto, non stai bene. Aspetta, sei preoccupato per me?
Ti fammi un favore. Un pezzo di cambio per una turbina a vento. Sì, infatti l'abbiamo fatto. Sai che l'abbiamo fatta? Era quella del Quetzalcoatto. Sì. Come ti senti? Un po'. L'idea è una cosa tremenda. Sta pagando il conto delle fatiche della gioventù. Oh. Poi? Quanto allucinazioni, mi sembra di sentire le voci che mi chiamano. Potrebbe essere qualcosa di brutto al cervello? Ok, d'accordo. Io in un piccolo villaggio vicino al mare, lo conosce Turbina a vento? Sì, tanto ce l'abbiamo già quello che ci richiede, quindi sarà una missione piuttosto veloce da fare. Allora, qui c'è una tizia che gioca Regina Rossa. Voglio vedere che cosa ho da offrirmi, voglio vedere che carta ho da offrirmi, perché io ogni tanto le partite in Regina Rossa le voglio fare, raga. Vuoi una partita a carte? La signora si chiama Nene e fa la ventrilo qua. Continuiamo nel momento, per favore prendila sotto il gambe e ti farei male, va bene? Sì. Allora, mi dà Chiactus? Assolutamente sì. Modifichiamo il mazzo. Allora, io nel mazzo voglio togliere una carta e mettere Shoko Moguri. Che cosa fa Shoko Moguri? Potenza di 1 in base alla quantità di alleate potenziate. Allora direi che a posto di questo ci mettiamo Shoko Moguri. Ok. Cominciamo la partita. Mi piace Regina Rossa, è veramente un bel gioco. No, voglio giocare. Allora, vediamo un po' di riuscire a sconfiggerla. Allora, ecco qui, potenziamo lui e il Chocobo. Perfetto. Quindi è importante avere carte che... acquisiscono potere. Ok, adesso... oh, perfetto. Così abbiamo riconquistato quel territorio. Cazzo. Sa che abbiamo vinto. Mi sa. Se mette una carta da... no, abbiamo perso. Che mo mettere una carta da 2. Da 4 abbiamo perso. Ok. Mo vince lui. Vabbè, ce la possiamo rifare. Ce la possiamo fare. Abbiamo battuto quello a livello 3. Allora, che fa Chiactus? Potenza di 3 le carte alleate nelle caselle interessate. Vediamo. Il pazzo secondo me è fatto bene. Gioca. Cazzo, abbiamo sbagliato. Abbiamo messo il Nacchera. Ah. Allora.
Questo secondo me andava messo in questo modo. Vediamo un po'. Alla fine sto gioco di carte non è così male come sembrava. No, non è affatto male, anzi. È veramente, veramente carino. Solo che mi sa che siamo partiti molto male. A sto giro. Siamo partiti molto male. Partiti molto male. E mo mette il Quetzalcoatl. E noi non possiamo. Possiamo mettere solo. Ha vinto lui. Vedi? No. Ha vinto lui. Vabbè, dai. Ce la facciamo. 4. È l'ultima. 4 punti ha vinto. Dobbiamo cambiare una cosa. Ripeti. Allora, dobbiamo vedere quando cominciamo la partita se ci abbiamo delle carte da due, se ce ne abbiamo troppe inutile. Allora, io cambierei Lugo di Calma. Una. Gioca. Allora. No, vedi, non conviene. Ok, conviene avanzare un pochettino. Perché sennò ci frega. No. 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 Vediamo un po'. Ok. Adesso potremmo avanzare centrali. Allora, potremmo fare questa cosa, depotenziando quella. Con il granatiere. È un'ottima tattica. Vediamo un po'. Basta. Ah, ha fregato. No. Ci ha fregato manco per il cazzo. No, ci ha fregato. Cazzo. Per poco. Perché adesso nessuno di due può mettere punti là. Però adesso quella centrale viene annullata e quella vinco io. Quindi mo, come funziona? Ah, ha fatto più punti lei, giustamente. Vaffanculo. Facciamo una nuova partita. Allora, dai. Cioè, dobbiamo far vincere, raga. Dobbiamo essere più furbi. Piano piano capiremo meglio come funziona. Allora, soldato, metterlo centrale. Conviene avanzare verso il centro. Ah, conviene avanzare verso il centro.
Allora. Quello è su adesso. Vediamo un po'. Ok, quello ha preso. Ma mi sa che ha vinto comunque lui, eh. Tranquillenti. Veramente, mi sa di sì. Mi ha fregato. 4. Oddio. Allora, sopra pari. Sotto. Siamo sempre lo stesso. Mi sa che ho vinto. Mi sa che ho vinto. Ho vinto, Ma raga, solo ho io vedo il vinto. cactus a forma di svastica. Sì. Ho vinto. Dai. お嬢ちゃん、負けを恐れてちゃう。お嬢ちゃんのさ、対戦ありPer がla とうごsfida, ざいva ました。bene. Chiaro, è impazzita quella bambina. Allora, Dai, tanto fake non c'è. Ah. buono, le boss, buono. Allora, vediamo dove possiamo andarcene adesso. A parte che non so se lo sai, ma la svastica non è neanche una cosa brutta da dire, perché la svastica fa parte della tradizione buddista. Se tu vai in Giappone, apri una cartina, è pieno di svastiche, perché rappresenta è il simbolo che per indicare i templi. Oh, Assolutamente, Chocobo! è il simbolo del sole minore di tre. Esatto. È il simbolo del. Sono solo quei maledetti che l'hanno utilizzata per scopi di merda. Dobbiamo salire qua sopra. Beh, viene utilizzata per. Stavo finendo di dire una cosa, poi mi sono dimenticato. Per indicare i templi buddisti. Allora, dove dobbiamo andare? Sopra. Voglio prendere questa. Fare questa foto e vedere un po' che cosa succede una volta fatta la foto. Punto di interesse incontrare. Riconoscere fuoco non riesce fino a ottenere il massimo riconoscimento da parte del fotoclub. Ok. Fa un fotoclub? Principale modalità foto. Qualità foto. Bellissimo. Scondi personaggi. Scondi menu. Si chiama? Come si scatta? Come si scatta? Ah! Ho fatto la bastava fare. Non si scattava. Devo mostrare la foto? Non stava foto al fan club, no? Chissà se che cosa succede facendo questa cosa del fotoclub. Filtro fotografico Shelly della prateria. Ah! Fotografo dilettante, ora fai parte del nostro fotoclub. Hai capito? Ti dà la possibilità di aggiungere dei filtri. Quindi, se adesso facessi questo,
Vediamo un po'. Si parte la modalità fotografica. Vediamo un po' se ci sta. Filtri. Applicazione, esposizione, filtri. Soft, classico, vintage, freddo, bianco e nero, tramonto, pastello, nostalgico, cinema, malinconico, celestiale, verde mago, viola, ambra, cieli della prateria. Ah! Ma guarda un po', cornice. Ah! Figata sta cosa! Cioè, tipo, hanno aggiunto una cosa per poterti anche divertire con la modalità fotografica. È una cosa veramente figa. È una cosa veramente tanto figa. Allora, dobbiamo trovare un posto da cui salire. Con il cioco. E tra l'altro, è figo, tu praticamente le location che trovi, puoi usarle anche queste come spostamento. Come spostamento rapido. È figa sta cosa, perché ti permette non solo di utilizzare le bandierine chocobo, le cose chocobo lì. Allora, mo dobbiamo trovare un modo di arrampicarci qua su, forse da questa parte. Un po'. No, non ti arrampi da parte. Come cazzo ci arrivo da... Ah, ho capito. Qua sopra c'è un ponte, o sbaglio? Se c'è un ponte o no. Questo devo passare le praterie. Devo passare la palude. Finalmente ragazzi andiamo dall'altra parte della palude. Ok, no, non c'è un modo per passare qua. Allora dobbiamo raggiungere semplicemente il coso della palude. Dammi del chocobo. Signor chocobo, dove se ne va? Figata. Ah, ci rimanca l'ultima cosa da prendere per poi affrontare l'Esper. Questi sono animali? Ok, sono animali. Vediamo un po' cosa c'è nella palude. Cosa sono questi? Vincente il tempo limite di manutenzione in fase ghiaccio e fuoco. Allora, questi li ammazzo. Allora, quella è di ghiaccio adesso. Minchia, quanto parli mai. Vabbè, questi sono stati una cazzata da fare. Pure se non abbiamo fatto proprio il 100% sti cazzi. Claudio, bravo! Realizzano una nuova sfida tutta da affrontare, perfetto. Perfetto, quindi vuol dire una nuova materia.
Bravo, Claudio! Bravo! Claudio? Ah, ci sta. Allora, questa parte esplorata. Chissà se questa parte sopra si può esplorare. Qui ci sta la terza cosa. Quindi una volta fatto questo, preso questo, proveremo ad affrontare Titan, ragazzi. Così lo sblocchiamo. Ora, per raggiungere questa parte, andiamo a saltare. Dobbiamo girare. Ah, vedi? Erano degli acquedotti. Quindi in teoria, secondo me, su questi acquedotti c'è qualcosa. Chocobo nara daijoubu tte itteta kedo kono ko tachi shinjiyo. Si arrampica qua sopra, ecco come ci si raggiunge sopra l'acquedotto. Secondo me c'è da qua su. Eccola, infatti. Allora, da qua ci sono. Ci sono cose. Vediamo un po'. Ci sono delle. Tagliamo cupri. Poi da lì ci ritorniamo. Ok, voglio vedere se c'è qualche tesoro da prendere qua sopra. Ma hai la possibilità di cambiare l'aspetto dell'arma o ognuna ha il suo? Che senso l'aspetto dell'arma? No, allora, tu le armi le trovi. Quindi le armi le troveremo, o le acquisteremo o le troveremo nei tesori. Quindi dipende da cosa troviamo. Per adesso c'ho quest'arma perché non ho trovato altro per Cloud. Poi appena troverò... L'unica cosa che puoi fare è che poi puoi utilizzare l'abilità che impari per un'arma. Aspetta, a proposito, noi abbiamo... Ah sì, abbiamo imparato con l'arma che apprendi, che l'abilità dell'arma che apprendi, poi la puoi spostare sulle altre armi che hai. Quindi alla fine ti fai una lista lunghissima di abilità. Analizzi i segreti di Dano. Sì, così poi lo andiamo ad affrontare. Ok, mi devo ricordare quando parte. Ok, vabbè, una cazzata, diciamoci chiaramente. Secondo me gli altri saranno più difficili, però. Spero che siano più difficili, perché sennò è un po' una cazzata sta cosa, potevano farlo. Ok, ok, abbiamo esaminato tutto. Iniziamo a utilizzare la pratica, sono orgoglioso di te. Ora bisogna diventare ancora più forte. Come ora Titano diventerà ancora più forte? Io pensavo che diventasse più debole. Allora, andiamo. Porca troia. Allora, pare che stiamo tenendo veramente il posto di un Chocobo giù solo per guardare intorno. Dovrebbe esserci una fermata dei Chocobo. Sì, sì, lo sappiamo. Sviluppo materie. No? Simulatore di combattimento. Allora, abbiamo delle sfide probabilmente che si sono sbloccate. Esatto, questa qua che mi dà la provocatrice. Qua mi danno la vitale. Queste qua non mi conviene farle. Azioni e abilità sinergiche, però. Trincerante. Cloudbar e Tifa. La provocatrice. No, andiamo ad affrontare direttamente Titano. Ah, indebolimento! Eccolo! Infatti è stato indebolito.
Il simulatore completato ottiene la materia di invocazione. Le sfide controllate possono essere molto impegnative. Per indebolirle, semplicemente analizza le cristalli nelle varie zone. Ah, perché mi ha detto che era più potente? Sì, indebolimento 3, raga. Ma che cazzo me ne frega? Stiamo scherziamo, scusate. Ho la possibilità, mi sono fatto il culo così per analizzarlo. Boh, prima di tutto analizziamo per cercare di capirne le... Ok, fa attacchi di terra. Allora, debole al vento, perfetto. Con attacco a quel veneno, con attacco a... Perfetto. Allora, abilità onda, catena ventosa, onda sonica. Cazzo. Abilità onda sonica. Abilità cerchio benedetto. Allora, magie no, abilità. Ah, cazzo, non ci abbiamo niente di vento per lei. Oh. Ok. Vabbè, lo stiamo... Lo stiamo facendo perché... Oh, levati dal cazzo, però! Magie... Aero. Perfetto, aero ora. Vabbè, ok, così diventa molto, molto più semplice. Oh, ma stai calmo, però. Oh, oh. Oh, stavo parato però, Pressione terrena. Mazzarola. Mi sa che l'ho sottovalutato. Nah. Allora, oh, azzalo. Allora, magie, aerora. Ok. Unità sinergiche. Vai. Ho vinto. Vabbè, dai. È stata semplice. Perché una volta che lo indebolisci... Ho capito. Quindi fondamentalmente hanno realizzato una possibilità di affrontare anche il titano, anche titano, in modo difficile. Secondo me avrebbero dovuto rendere un po' più difficile ottenere il cristallo, perché così effettivamente diventa molto molto semplice da fare tutto questo, ragazzi.
Diventa veramente tanto semplice. Perché comunque alla fine sono cose che trovi facilmente, perciò ti dico, tu sai sulla mappa dove stanno, vai lì, lo fai e poi prendi, te prendi l'invocazione in modo semplice. Poi magari questo è Titano che era semplice, non so gli altri come... vediamo un po', espansione delle armi. Non ancora, non, come le aggiungo le altre prerogative? Ancora questa cosa non l'ho capita. Allora, equipaggiamento e materie. Io diciamo che Titano glielo vorrei dare a lui. Potenza, difesa fisica, resistenza. Mi abbassa un botto di cose. Forse è il caso di dare Titano a lui. Lui che c'aveva? Leviatano, no? Allora, Titano lo diamo... Oddio, no, per ora lasciamocelo così. Poi ce lo vediamo in base alla strategia di combattimento. Vabbè, è stato semplice. Lo sapevo che sarebbe stato semplice proprio perché l'ho depotenziato. Però, come ti dicevo, secondo me, raga, avrebbero dovuto rendere questa cosa di cercare i cristalli un po' più complesso, un pochino più complesso, perché così è stato veramente troppo semplice. Cioè alla fine sulla mappa li trovi le cose. Guarda, mi viene. Ti entra nella testa la canzone del Chocobo, una certa. Hanno un po'. Allora, non è che tu non possa affrontare Titano alla massima potenza. Però se tu non. Ah, però vedi. Posso decidere. Ti danno comunque la possibilità di decidere. Non è che tu devi obbligatoriamente affrontarlo indebolito. Tu puoi decidere se affrontarlo indebolito oppure affrontarlo... Ah, procedete con il Chocobo per vigare Midgar Sombr. Ok. Però puoi decidere di affrontarlo al massima potenza. Ok, visto da questo punto di vista non è male. Come cazzo raggiungo questa cosa qua sopra? Come la raggiungo questa cosa qua sopra? Devo trovare il modo di salire qua su. Andiamo un po', allontaniamoci un po'. Cerchiamo di guardare dall'alto, cioè dal basso, se c'è un modo per salire. Via. Yeah. Allora, vediamo un po'. Un modo, ci sarà un modo per salire là su? Ah, ci sono le scale. Vediamo un po'. Sì. Trasmutazione. Allora, vediamo un po'. Ancora non possiamo creare questo perché ci manca ferro grezzo e dono del frutto del pianeta. Frutto del pianeta e cipresso condor. Forse queste sono cose che si prendono più avanti. Queste orecchie di risveglio. No, ancora non abbiamo incranaggio eolico. Ah, ci siamo dimenticati. Giusto, ci siamo dimenticati il coso. Dobbiamo andare qua. L'incarico. Meno male che ho letto la cosa dell'ingranaggio. Prendiamo questo qui e andiamo a fare l'incarico. E poi proseguiamo direttamente da qua. Eh.
l'ascensore. Rampone. Allora, sicuramente non c'è niente da fare. Sono nemici, non mi vado a... Tanto so, sempre gli stessi. E niente. Allora, lampo infuocato. Guarda Barrett e Red che mi guardano da dalla distanza. Chissà se... No, non posso cambiare squadra in combattimento. Durante l'azione non lo posso fare. Fascia bestiale. Vedete se magari per Red. Questa è fascia bestiale. Eccola qua. Aumenta difesa magica. Quanto da sempre 2? Vediamo un po' per, se per Red gli va meglio la fascia bestiale. Diminuisce di 7 la difesa fisica e aumenta di 16 la difesa magica. No, non conviene. Oggetti, prendiamo quelli che sicuramente potrebbero essere materia comune. Sì, materia comune. Medaglia Moguri, materia comune. Come cazzo mi è diventato da medaglia Moguri a materia comune? Sì, sì, lo so, so. Stiamo arrivando. Sarà mai? Andiamo a vedere. Ampolla di etere. Eccolo qua. Tanto poi da qua si andrà subito al... Si andrà subito al coso. A fare l'altro incarico. Rimane solo una cosa da analizzare. Che c'è da dimmi? No, Chadley, ogni volta che analizzo c'è qualcosa da dimmi. Dimmi. Ho scoperto un nuovo chip? Ottimo. Ottimo. Un nuovo chip che ti danno. Perfetto, ci andiamo subito. Ah, questa era una cosa che non avevo visto. Chadley. Ah, il Quetzalcoatto. Dati di ricerca. Caccia. Dati zoologici. Nemici analizzati nella prateria. Devo analizzare più nemici nella prateria. Perfetto. Dossier locali. La miniera del tempo. Un giorno nella prateria si trova una montagna in tempo famosa per i suoi giacimenti di mitril. Il prezioso minerale straordinario durezza e bellissimi riflessi delle armi e protezioni finché ascendono e introdusse nuovi materiali artificiali. Terminata l'attività estrattiva, la Repubblica utilizzò le donne raggiungono e la prateria, mentre le grotte ricche di mitri diventarono popolare, divennero popolare attrazione turistica. La vittoria della scena con la Repubblica, i tunnel furono chiusi e oggi San Salvatore Mondelezione sono un luogo estremamente pericoloso. Allora. Ah! È il sentiero. Ah, c'era il sentiero qua sotto.
Ok, allora andiamo a raccogliere. Forse da qua è meglio. Forse da qua è meglio. Andiamo a raccogliere il chip che ci aumenta le cose creabili su trasmutazione. Queste sono molto importanti. E poi si va a fare oggetti. Ok, ce n'è uno qua dietro. Poi si va a fare il coso e si pro... Oh. Che cazzo di becchi che dobbiamo andare di qua. Comunque questo gioco è troppo bello. Però puoi trasmutare un bracciale robusto e lascia addosso, perfetto. Però ancora non è finita. Abbiamo tre da trovare. Orecchino della fratellanza. E un altro qui, sempre qui. Roba semplice da fare. Roba semplice che però non ti, inchiede, non ti impiega tanto tempo. Pulsera iperpotente. Oh. Interessante. Sì, locale completato, perfetto. Allora, quindi su trasmutazione conviene farlo, cazzo. Bracciale robusto plus. Ah, possiamo farlo. Ok, accessori, possiamo fare pulsiera potente, pulsiera iperpotente e ferro grezzo. Vabbè, conviene farlo, visto che sono equipaggiati da loro. Smuta. Aumenta 5% la forza di quanti PV massimi. Allora, giubbotto antiproiettile 2. Ottimo. E orecchino magico. Talismano interiore. Aumenta... Il bracciale robusto potenziamo. Fascia d'osso. Che fa? E fascia d'osso non ce l'abbiamo. Armilla fatata. Ah, perché non l'abbiamo equipaggiata, mi sa. È vero, perché non ce l'abbiamo. Orecchino magico, perfetto. Questo l'abbiamo fatto, ok. Armilla fatata non ci conviene, però la facciamo per la gloria, in modo tale, e infatti per poter salire di livello, perché non conveniva, cioè non conviene a nessuno. Però questi qua, vedi, conviene, anzi conviene l'armilla terra marittima, conviene piuttosto che l'armilla auro corallo. L'armilla auro corallo conviene solamente a lei, solamente a tutta la fortificata. Un po'. Altre pozioni? Gran pozione nebulizzata? Ok. Oh, finalmente puoi fare l'etere.
Serve il frutto del pianeta. Dobbiamo trovare i frutti del pianeta e possiamo fare anche la gran pozione. Però la gran pozione umanitaria serve la gran pozione. Quindi il gran pozione. Facciamo un salvataggio rapido. Ok. Mamma mia quanto mi sta piacendo sto gioco. Veramente ti prende tantissimo. Questa dovremmo finirla subito, perché so che lei mi chiederà l'ingranaggio che noi abbiamo già fatto. Lo sapevo che era una missione questa. Lo sapevo. Come sei venuti? È meraviglia. Ma la riportare non funziona. Potrebbe avere scattato l'ingranaggio per controllo delle pale. Posso cercare? Avete domande? L'ingranaggio. Dovete trasmutarlo. Città di trasmutazione. Materiale? Quello trasmutiamo? Lo dovete mettere al lavoro. Ma non è necessario, potete fare un pozzolato tra l'altro volato in una pratica. Già fatto. Ha già il chip, infatti. Assolutamente sì. Lo sapevo fin dall'inizio. Menzionina nella turbina. Lo sapevo che era per lei. Funziona. La materia. Interessante. Adesso è vedere quante energie possiamo ricavarne. Comunque grazie al sogno che si avvera. Calma, è quella. È un messaggio da parte mia. Tutti in sesto e partiamo un altro viaggio insieme. Ah, tu brother. La intendete? C'è una materia che è caduta. Che sarà mai? Andiamo a vedere. Materia curativa plus. Allora, materia curativa plus vuol dire che dovrebbe essere Esna. Qua appena prendiamo la cosa e mettiamo la curativa. Vedi, è triaca, Esna e saldezza. Sì, sì. Allora. Quindi adesso dobbiamo tornare da Broden, perfetto. E poi si può proseguire, ragazzi, a sud delle praterie. Abbiamo messo poco, abbiamo fatto la mezz'oretta, abbiamo fatto tutto quello che ci serviva. Comunque sono piuttosto veloci queste cose. Sono veramente veloci queste cose da fare, insomma, queste missioni secondarie. Soka. Mirdo no yatsu. Mata tabi ni deyou to tsutaeru to. Soria tanoshii. Omoi kitte shouki kyūka. Samente. Hidoku iya na ni. Torino Sabondo sembra di essere al laboratorio di Ojo. Tabi da. Soda na. Tabi ni denai to. Problema c'ha questo? Oh no, non dirmi che lui è stato contaminato dalla mago o qualcosa a che fare con Ojo. Ah, lo sapevo, lui è un ex soldier. Non lo sanno diagnosticare. Avvelenamento da mago. Volevo farti preoccupare di tutto che succede anche a te. È ancora così giovane, vivi la vita. Ah, infatti dagli occhi. Agli occhi si vede che c'ha la mago. Perfetto. Adesso possiamo. Vediamo un po' l'equipaggiamento. Sciarpa mistra. L'accessorio in tessuto fa provare il blitz a velocità. Fa iniziare la battaglia con parte della barra ATB caricata. Non sarebbe male. Non sarebbe male da mettere a Tifa. O a un altro. Forse la metteremo a Yuffie quando arriveremo a Yuffie. Vediamo un po'. Ok.
questa parte l'abbiamo completata tutta. Quindi diciamo che partiamo da qua, così passiamo da sotto. Ah no, non c'era bisogno, tanto mi partiva da qua. Ok, adesso dobbiamo attraversare questa parte. C'è qualcosa da... Hanno usato qualcosa, signor Chocobo? Da quest'altra parte, vero? Ha trovato 5 medaglie Moguri, ottimo. Allora, mo devo trovare il modo di capire come è passato dall'altra parte. Mi sa che devo semplicemente attraversare l'acquedotto. Devo evitare il Midgard Sombra. Però ho come la sensazione come non lo eviteremo. Ho come la bruttissima... Oh, ma quello è... Quello è un... Ah! Sephiroth sta. Quanto? Non c'è Sephiroth. Aha, è uno di quelli là. Aspetta. Dio mio, che qua c'è da esplorare. Calibro pesante, perfetto. Questa poi la equipaggeremo a Barrett, ma Barrett dobbiamo prima sviluppare. Dobbiamo prima potenziare Barrett. Ma prima di seguire direttamente Sephiroth... Voglio esplorare quest'altra parte, vedere se ci sta qualcosa da prendere. Dobbiamo potenziare anche l'altra squadra, perché non si sa mai che cosa può succedere. Non si sa veramente mai quello che può succedere e quando può succedere, quando succederà. Pezzo di legno. Parede sta in Louisiana. Parentesi, stiamo nelle paludi della Louisiana. Tra l'altro, secondo me la Louisiana deve essere proprio bella. Io sono stato in Florida, ma non sono riuscito ad andare in Louisiana, perché sarebbe troppo figo da esplorare New Orleans, tutte quella zona lì. È un po'? Cosa che è stato? Era qua. Sei mai stato negli Stati Uniti, Lebos? Io ho fatto un road trip dall'Illinois fino alla Florida, on the road, con mia moglie e sua cugina. Bellissimo. Terra in vista. C'è qualcosa sull'acqua che non mi piace. Eccolo. Sarebbe molto fico anche se culturalmente non mi troverei a mio agio. Sì, ho visto New York, Philadelphia e Los Angeles. Ah, bello da vedere, capito? Non... lo sapevo. Lo sapevo che non l'avremmo evitato. Oh, cazzo. Io l'avevo visto, bastava che mi ascoltasse a me. Allora, partiamo con analisi. Allora, debole a ghiaccio.
Sinergico è esattamente. Esatto. Azzarola. Oh, hai rotto il cazzo. Abilità impulso gelido. Cazzo. Cazzo. Vabbè, dai, è fattibile. Mi abbassa la difesa, ok. Abilità soggelito. Cazzo. Non ancora. Energia. 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 Però cazzo. Fioritura magica, dai. Gie. Mo è resistente ai danni, fisici. Ah. Cazzo, dove cazzo stai andando? Che qua servirebbe. Sì. Ottimo. Allora. Abilità. Pulso gelido. Abilità rovesciata. Abilità sinergiche. Finale unito. Cazzo, mi sa che ci siamo fottuti. L'attacco. Però mi sa che ci abbiamo una limit al secondo livello. Per l'abilità sinergica. Finale unito. Adesso ho capito come funzionano le abilità sinergiche.
No. Mamma mia, che bella la... Invocazione... No, Ramu, no, devo invocare Shiva. Ah, vabbè. Devo invocare Shiva. Vabbè, oh, è molto figo. Vabbè, l'abbiamo distrutto. L'abbiamo distrutto. Mica che botta gli ha dato. Oh, dovresti essere morto tu, eh? Signor Midgar Sommer. Quanto cazzo è profonda sta palude che ha portato sott'acqua? Mo' esce fuori Cloud il bianco. Fuggite, sciocchi! Cazzo sta succedendo? Sephiroth? Non mi toccare Cloud! Tipo, secondo me Sephiroth sta così, tipo, non mi toccare Cloud! Ah, bello, bello spiedino, insomma. Grazie, te dovrei di grazie, tecnicamente. Riuscito. Okaeri, Cloud. Sephiroth-san. Yappari, Sephiroth-san tsuyoi na. Ano renchū mo Sephiroth o otte iru no kamo shirekai. Forse anche loro stanno cercando. Sonna kanji suru ne. Ma non abbiamo più problema del Midgard Sommer. Ora si può attraversare a nuoto. Ah, che bello. Ah, mi sa che mo... Eh sì, è diventato un kebab praticamente. Un kebab, uno shish kebab. Ah, ok, siete tornati, bravi stronzetti, eh. Mi avete abbandonato così. Cos'è? Qua? È altro da... Era un'altra parte che non potevo raggiungere dalla... là, perché era bloccato dal muro. E infatti c'è un oggetto. Un tesoro. Due tesori. Vabbè, ricerca forse ritrovati. Dai. Mi devi prendere veramente per rincoglionito per non vedere questi tesori che sono qua. Sono all'aperto. Ok, grand etere. Facciamo un salvataggio.
Dopo il Midgar Sommar. A proposito, come siamo messi i punti vita? Se usiamo... Vediamo un po' che possiamo trasmutare qualcosa. Pozione nebulizzata possiamo fare. Ah sì, mi piace però. E cura tutta la squadra. Ne possiamo fare 4. Allora facciamole, dai. Mi servono molte più risorse. Appena posso devo comprare degli etere e delle pozioni, così facciamo solo pozioni nebulizzate. Stessa cosa, compreremo le gran pozioni. Speriamo di trovarne di più, oltre a doverle fare. Infatti adesso si sì, ha minato anche quella parte. Questa che vuol dire? Leggenda. Ci sta una leggenda? La generale. C'è una leggenda. L'hanno visto subito come persone sveglie. Dice no, ma che te pare che non c'hanno bisogno della leggenda questi. Allora quei tizi che sono anche loro, quanto vedo, quanto ho capito, esempi, esperimenti, stanno cercando Sephiroth, probabilmente per quello che Sephiroth rappresenta, quindi la distruzione di questo pianeta, il rifacimento di esso a sua immagine e somiglianza, di sua e della madre. Ok, qua non ci possono seguire Chocobo. C'è una bacheta. Cammino nero. Capitolo 3. Siamo già al capitolo 3? Non siamo entrati al capitolo 2? Ah, mi sa che il capitolo 2 era tutto quello fino adesso, da dopo il... ザコは適当にあしらう。深追いは禁物だ。ザコなんていないよ。私には全部強敵。私も。ああ、俺もだ。クラウド、なんとかしてくれ。2000だな。あの 2000 kill. <笑>極上と普通の間くらい?何の話? Momi. Momi? Aggi. Ikuzo. Si estrava il Middle. Sapete che cos'è? Sì, quella cosa fatta dai nani. Poi hanno risvegliato il Barrog. Splendido. Cosa parlo? Faceva il muratore. Il minatore, no, il muratore. Non ne vale la pena. Io sono riuscito a creare un materiale simile al Mithril. 5. Questo deve essere un esempio di Mithril. Era praticamente diventata una miniera di... Vedi? History of Mithril Mine. Una miniera di intrattenimento ormai. Siamo quei posti che la gente va a visitare. Allora, vediamo un po' che possiamo comprare. Gran pozione 3. Però non possiamo comprare gli etere. Possibile? Bracciale robusto, fascia d'osso. Fascia d'osso però... No, però aspettiamo, gli mettiamo... Mettiamo qualcosa di meglio a Aerith.
casino. Tanto sempre due materie però, vedi? Possiamo comprarlo effettivamente per poter mettere Aeris. Ah no? Pesa magica aumenta. Però questo 51. Mi sa che più che la fascia d'osso mi conviene mettere la fascia bestiale. Sì. Così posso mettere un'altra materia, ovvero quella qui. Poi potenziamo i nostri amici. Ampliato a livello 3, perfetto. Allora, cosa li possiamo mettere? Possiamo mettere, allora, contrattacco pesante, incremento di agilità di danno inflitto ad attacco assetto pesante, va bene. Disfatta intensa, disfatta occulta. Se fatta con Tifao, attacchi caricabili tenendo premuto. Tenendo premuto? Catena rovente, oppure attacco più i danni inflitti con gli attacchi base, e qua che incrementano i danni inflitti con le abilità delle armi. Qui abbiamo contromira, attacco sinergico vincolato al tempismo di risposta contro attacchi a distanza. Quando la usi questa? Danni magici di tuono a costo PM0 con l'infusione. Questa ne usa 10, quindi tutti 10 10 10. Io direi che questo è importante per Cloud, questo e questo. Poi faremo anche questa parte qui. Allora, Tifa invece abbiamo sincrovisione, barra delta divisa temporaneamente in tre segmenti, non è male. Passo abile, schiata con te così energia rapido e tempismo aggiuntivo vincolato al tempismo. Non ho capito un cazzo cosa fa. Ah, ok. Questa mi sa che è semplice come sinergia. Dobbiamo per forza imparare questo se vogliamo proseguire. Aeris. Allora, Aeris invece, sostegno aggiunto degli attacchi. Non male. Tu fai questa sinergia e gli altri ti attaccano insieme a te. Oppure abbiamo difesa contro gli attacchi magici più 35, è tantissimo. Diciamo questo Barrett. Espansione sbloccabile. Attira il nemico e infligge un fallimento danni magici di vento a costo 0. Impulso donante, infligge infallibilmente danni magici a tuono, no? Incrementa 10% di battaglia. Oppure valanga mobile con Barret e Tifa. Mi sa che mi conviene questo. E Red. Nuovo nucleo di espansione sbloccabile. Perfetto. Che abbiamo qui? Il nemico di magici niente questo zero. Con Cloud questo. Attacco guerrito Cloud è effetto una sino a livello abilità limite sull'assa. Allora, quindi adesso si può espandere ulteriormente le armi con le nuove prerogative. No, io non devo ancora capire come cazzo si fa. Sempre una.
Non ho mai, non ho capito. Ma se io ne posso impostare solo una, non conviene. Cioè, è molto più debole come espansione delle armi rispetto a quella del remake del primo titolo. Quando è che sblocco le altre prerogative? Boh, dovremmo capirlo. Ok. Rametto di Maggiorana. Mantelli neri. Stanno addentrando. Ok, qui c'è, penso, da qualcosa da esplorare, ma potrebbe non esserci tranquillamente niente, è solo da vedere. Però sarebbe un male. Sarebbero potuti essere magari tesori nascosti. Questa è tutta roba della Shinra, mi sa. O no, di chi ci stava prima della Shinra. No, dei tempi della Repubblica, se non sbaglio. Che cazzo sono questi? Vabbè, sono andati. Sì, si salvino, certo. Si salvano 10 volte là sotto. Non abbiamo tempo. Arigato. Quindi adesso giocheremo con... E adesso giocheremo con Red e coso? Ah no. Forse dopo. E la squadra. Signore, lei dove sta? Signore, lei dove sta andando? Sa che deve girare. Voglio vedere dove va. Va verso il muro? Oppure si sposta a destra? No, ti prego, dimmi che vai verso il muro e inizi a sbattere la testa. E lì che avanza. Ah no, ok, mo se gira. Ha capito che deve. Che là c'era il muro. Ero preoccupato. Ok, resistenza parziale. Ok. Sono i mossi qua sono deboli. Come lo faccio ad affrontare questi? Allora. La materia. Perfetto. Che materia è? Prendi. Materia evolutiva. Allora, la materia evolutiva. Che cosa faceva?
La materia associata più 100%. Sì, ti serve per far evolvere più velocemente le materie. Però ti serve anche una cosa che ha dei collegamenti, se no è inutile equipaggiarla. Nazila, finalmente lo conosciamo nella vita reale. Voglio analizzare perché. Se colpito con un alza la guardia e muore l'attacco di base, se avendo notato che stabilizza sfera che le fulgurante. Ok, sicuramente. Chi sarà mai? Questa è di Tifa, so sicuro. E infatti, perché abbiamo trovato di tutti, tranne quello di Red e Tifa. Quindi diciamo che possiamo equipaggiare a Tifa guanti della Silfide. Di 2, diminuisce di 2. Tuffo vorticoso. Attira il nemico e lo attacca con il vento, lasciando in aria la spazzata da terra. Diminuisce di 2 l'attacco, quindi. Espansione delle armi. Vediamo un po'. Bonus carica TB. Non male. Arte segreta, agguerrimento Zanga. Attiva concentrazione quando si riprendono il nemico dopo fuori combattimento. Bonus carica TB anche a lei, così almeno partono già caricati. Io sto sempre qui e intanto sì, mi tocca lavorare. È brutta storia, zio. Spero te che però lavori da casa. Semplice, semplice. Ampolla di etere. Sì, poi quando ti scrivono 14 ore al giorno me lo racconti. Lo so, c'hai ragione. Su certe cose è una svolta. Certe cose sì, guarda. Io certe cose, certe volte vorrei proprio stare a casa a lavorare. Perché andare lì. Però purtroppo un posto, sai, stare in un ristorante, quindi. Oggi sarà una giornata di merda al lavoro. Per fortuna che lavoro un giorno solo. Oggi sarà veramente una giornata di merda. Lo so già. Avremo la nuova abilità di Tifa. Tuffo vorticoso. Dico, non male. Calcola che a me piacerebbe ricominciare a fare il cuoco. A me rilassa un botto e mi rendo conto che quando esco da casa sto meglio. Davvero? Beato te! Beato te, bello mio! A me stressa una cifra, ma più che altro mi stressa quando le schedule sono fatte male. PS, questo periodo sì, in generale no. È forte. Forte tuffo vorticoso. Oh, finalmente abbiamo ottenuto una nuova cosa. Ma però possiamo scendere, mi sa. Infatti, per vedere cosa c'è sotto. Andy? Andy, Claudio.
secondo. Vai un secondo, ragazzi. Ho ricevuto una chiamata. Eccomi qua. Allora, vedete se c'è qua sotto ci fosse qualcosa, ma assolutamente non c'è un cazzo di niente. Vabbè, a parte queste. Ah, vabbè, no, 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 non è vero, diciamo, non c'è niente. Abbiamo preso qualche pozioncina. Niente di che. Di qua. Ah, cos'è quella cosa brutta, grossa e pelosa? È grosso. Arcidrago. Debole a vento, immaginavo. Quindi adesso possiamo andare con Tifa. Tuffo vorticoso. Infatti non immaginavo che fosse di vento quell'attacco. Quindi adesso loro hanno anche attacchi elementali rispetto al prima, non solo attacchi puramente fisici. È una buona cosa, abilità elementale. Ora qua sopra andiamo a vedere. No, niente, niente. Ah, devo tirare, non devo spingere. Sa che possiamo passare, sì. Allora, questo posto è la miniera, sempre la miniera. Oh, quanto è profondo. La struttura. È da lì che si esce. Forse. Forse è da lì che si esce. Non è detto. Allora, che ci sarà qua? Ah, da qua stiamo andando nella direzione giusta. No, volevo andare prima nella direzione sbagliata. Vedete se c'è qualcosa da raccogliere. Niente, raga.
zenzero perlato che cresce dentro le miniere. Avrei voluto più una settorialità degli oggetti, tipo nelle miniere trovi più ferro, più materiali ferrosi, piuttosto che cioè, trovare lo zenzero. Che cazzo ci cresce lo zenzero dentro alle miniere? Vabbè che fa fantasy, ci può succedere tutto. Può succedere tutto, ma lo zenzero... Oh. Roba qua sopra. Dono del pianeta. Sì. A scavi di zombie trovo qualcosa per cui salire, con cui salire, va bene. Vabbè, è chiaro come... Chiaro come l'aria. Che cosa devo fare? Oh, inizio a trovare gran puzzoni. Dove vai? Devo spingere questo, vabbè. Questa... Sono enigmi a prova. Enigmi. Sono enigmi ambientali a prova di sciocchi proprio. Allora, da su si sale, ma credo che ci sia roba qua da prendere, infatti. Pezzo di pratitanio. Questi oggetti sono essenziali per la trasmutazione, che è una cosa molto importante in questo gioco. Di pratitanio. Mo mi chiedo chissà che cazzo faranno nel prossimo titolo. Che scemette. Sta. Tutta carica è rotto, ok. Sbaglio, debole a... Dico? Sì, pure debole a primo. E nient'altro a vedere qua dentro. Cazzo sta succede? Da qua si sale, mi sa, sì. E noi eravamo là, non c'è nient'altro da vedere. Però c'è un modo di scendere qua giù? Ah, vuoi vedere che qua sotto sarà il modo in cui Barrett e Red saliranno? Ho come questa sensazione. Perché secondo me, cioè, non è che ci daremo, ci lasciamo indietro. Secondo me a un certo punto continueremo anche con loro. Ora qua. Oh, avanzo perché sennò mi fa la cosa, casco di sotto e mi devo rifare. Ah, siamo risaliti tu. M'ero dimenticato che ero sceso giù. Allora, m'ero dimenticato sto piccolo dettaglio. Oh, quelli sono grossi. Non mi ricordo che cosa fossero deboli. A fuoco, perfetto. Mira. Oh cazzo. Mira a questo che è più
Ok. Fatto che mi mancano più etere. Che ancora gli etere non sono riuscito a trovarli tanti quanto si trovavano sul remake. È un po' un problema per le magie, ma ci sta. Devo solo trovare un posto dove posso comprarli. Oppure posso farli. Se per etere, infatti. Però mi servono i frutti del pianeta e sicuramente non li trovo qui nelle praterie. Si vedono più. Sempre che ne siano, non ne siano caduti altri, giustamente. Molto probabile. Non fa niente. Posso acquistare? Oh, finalmente posso acquistare un etere. Cazzo ci faccio? Aspetta. Era meglio per Barrett il bracciale robusto. Poi lo vediamo se passiamo a lui. Che mi sono perso. Ciao Fake. Allora, abbiamo fatto un po' di missioni secondarie. Adesso stiamo andando avanti con la storia, perché abbiamo fatto tutto quello che potevamo fare nella missione, nella zona principale, cioè nella prima zona. Quindi siamo andati giù a nella parte sotto. Abbiamo attraversato le paludi con il Chocobo. Solo che a un certo punto ci è venuto. Abbiamo camminato sopra il Midgard Somr, che era il serpentone che infestava le paludi. L'abbiamo affrontato. L'abbiamo sconfitto. Solo che a un certo punto lui ci ha preso. Ci ha portato sott'acqua con lui. E a un certo punto nell'acqua è comparso Sephiroth, che nella mia testa diceva: non mi toccare Crowdo. Ha preso il Midgard Somr, l'ha lanciato e l'ha impalato come un kebab, uno shish kebab nell'acqua. Scusate, su un albero morto. Poi noi abbiamo visto delle... Ti ricordi nel remake che c'erano dei tizi che vestiti col cappuccio, che sembravano tipo mezzi fatti? Abbiamo incontrato quelli che stavano entrando all'interno di queste miniere di Mithril e quindi abbiamo deciso di seguirli. Sicuramente stavano cercando anche loro Sephiroth, quindi abbiamo deciso di seguirli. Perciò invece a un certo punto sono caduti un paio di loro sotto e Barrett e Red hanno deciso di separarsi per andarli a salvare. E quindi sono scesi giù nelle profondità della cosa e ci siamo separati. Adesso stiamo continuando con la squadra principale. Fondamentalmente è questo che è successo, niente di... Se continua così Sephiroth gli appare anche quando sono... Veramente? Tipo con la carta igienica in mano gli fa: Crowdo, sono venuto qui per pulirti il culo. Stiamo attraversando le miniere di... Ah, e abbiamo preso Titano. Solo che... Titano come invocazione. Solo che... penso... Allora, ti spiego qual è il punto. Ti ricordi che abbiamo analizzato i cristalli di Titano la scorsa volta? Crowdo, ti sei ricordato di comprare la carta igienica? Ti ricordi che abbiamo analizzato i cristalli di Titano? Ecco, i cristalli servono per depotenziare Titano. È una scelta che puoi fare o no. Nel senso, tu puoi comunque affrontarlo a full potenza, ma se tu hai analizzato i cristalli, puoi affrontarlo... tipo, se tu hai analizzato un solo cristallo, lo puoi affrontare depotenziato di uno. Bella Fake. Due cristalli depotenziato di due, tre cristalli depotenziato di tre, quindi diventa una cazzata. Capito? Secondo me avrebbero dovuto rendere un po' più difficile quello di la cosa di cercare i cristalli, perché tu pensa a questa cosa. Pensa che devi affrontare un Esper fortissimo. I cristalli te lo mostra sulla mappa dove sono, quindi tu vai là, prendi i cristalli, vai lì e secondo te lo affronteresti
potente, a questo punto lo affrontite potenziato e prendi in modo semplicissimo la materia di invocazione. Secondo me avrebbero dovuto rendere più complicato trovare i cristalli. Non dico non depotenziarli, ma renderlo più complicato e più, un po' più complessa sia la ricerca che l'ottenimento, in modo tale dici ok, cazzo, mi sono ottenuto questo, posso affrontarlo depotenziato. Puoi comunque affrontarlo normale, probabilmente sì, ma alla fine me ne ha date comunque tante, perché è salita la squadra parecchio, siamo saliti tutti di livello, quindi potrebbe essere, però alla fine c'è l'exp, te la fai comunque. Non lo abbiamo ancora equipaggiato, però. Sta Reno? Che cazzo ci fanno qua? Che ci fa qua? Che ci fanno qua i Turks? Sta gnocca? Nuova crash sbloccata. Non me lo ricordo, sai? Devo essere sincero, non me lo ricordo. Elena. No, è una nuova regola. Non me lo ricordo però se era, se aveva capelli neri. È in ferie. Non l'abbiamo analizzato ancora. Allora, abilità, analisi. Arud è debole a vento, mentre lei è debole a elettro. Ok. Quindi dice sempre che Rude si chiama così, ma poi è gentile e rispettoso. Esatto. Esatto, lui lo affrontiamo con tuffo fortico, mortacci tua. Noi lo affrontiamo con tuffo vorticoso, che è la nuova abilità di Tifa che abbiamo acquistato con la nuova arma. Pronta stronza! Ah, tocca! Mi dà tuffo vorticoso. Oh. Poi, con Aeris. Facciamo magie pure se ci ha preso Elena. Ah, non possiamo. Anzi, facciamo prima cura. Curiamoci. Cazzo. Ah, mi sa che sono un pochino forti, eh. Fulgor Elena. Oggetti, pozione nebulizzata. Pozione nebulizzata. Ma queste urla? Allora, magie.
Ulgor, Elena. Abilità sinergica. Vai. Mamma, queste urla molto molto in time. Mi sa che Rude è un po' innamorato di... Allora, tuffo vorticoso. Ho controllato Elena che anche nell'originale, ma è sempre stata bionda, sono io che ricordo. Ah, ok, ok. Ok, magia. Lei è debole, lui è debole a... No. Sincronizzata tra i due. Interessante. È cazzatissimo. Allora, oggetti, pozione nebulizzata. Lui è debole a aero ora, quindi boom. Oh, signor Rude. Oh, hai rotto il cazzo. Agire a Aerora. Quindi energia aerea. La tua. Potresti schivare Rubio. Lo so, non è semplice schivare. Abilità sinergiche flipper, vai, flipper, vai, flipper. Madonna. Allora, Tifa adesso dovrebbe avere un'abilità, eccolo, colpo del delfino. L'abilità limite a livello 2. Vabbè, dai, raga, come se possono mettere contro di me? Baretto! Ah, no, ok, non giochiamo con Baretto e cose separate. Tifa è veramente OP. Eh sì, non vedo l'ora di prendere Yuffie. Tang? Quando l'uomo con la spada incontra l'uomo con la pistola, l'uomo con la spada è un uomo morto. Ragazzo, c'ha un Gatling gun, c'hai? Nel ricercare, ma se non ci intralcerete vi lasceremo in pace. Prenditi cura di Eris. Oh, che figa, dai! Sei un grande Red. La reazione di Barrett è stata una delle cose più belle. Noice! Oh.
La giusta reazione alla consapevolezza, esatto, di non morirò in un'esplosione. Esatto, però sarebbe bellissimo, cioè. Cioè, Barrett alla fine è un cazzone. Cioè, è veramente un gran cazzone. Ah, ok, non avevo sbagliato. Ci siamo separati. Adesso siamo con Barrett e Red. こんな連中を大勢見たことがある。北条のところだ。柔道の魔法中毒らしい。死んだべ。しかしそろって何してるんだ。セフィロスを追っている可能性がある。セフィロスは。クラウドはそう考えている。クラウドは大丈夫か、あいつ。 Allora, con Barrett usa l'arma da fuoco per distruggere l'accessario e poi dovrebbe nascondere oggetti materiali. Sì, giustamente. Allora. Io so che è un gioco dove la gente va in giro con spade da 1,70 m, ma come fa a sperare ora? Barretto non dovrebbe avere le munizioni bagnate. Sono munizioni speciali, sono munizioni che non esistono. Sono munizioni che non ci sono. Allora, analitica. Perfetto, compriamo un'altra analitica. Dobbiamo equipaggiare a Barrett una... Allora, dobbiamo vedere innanzitutto gli equipaggiamenti. Allora, Barrett ha una nuova arma, che è il calibro pesante, ma... base sovraccarica non incrementa il fattore estremamente con proiettili speciali. Prima di farlo dobbiamo imparare la sua abilità. Stessa cosa per Red. Zampata crescente. Minchia, Red secondo me è fortissimo. Red secondo me è una bomba. Allora, abbiamo, togliamo questo, mettiamogli il bracciale tutela di bronzo oppure il bracciale robusto. No, bracciale robusto. Poi, che incantesimi ha? Fulgor, punti vita massimi. Ok. Poi gli mettiamo un ardente. Un'analitica, perché ci serve. E basta. Mentre lui c'ha bio. Ok. Gli mettiamo la glaciale. Come si chiama questa cosa? Accurata, perfetto. La glaciale ci servirebbe, una materia curativa, ma noi siamo fighi e non ce la mettiamo. Raffinante, okay. Individualista, attiva. Direi che siamo bene così per ora. Qua abbiamo la borsiera iperpotente, e con lui abbiamo invece la giubbotto antiproiettile 2, che sono tutte cose che abbiamo trasmutato o trasmutandato. Direi che creiamo un'altra pozione. Vediamo quante ne possiamo creare. 12. Ne creiamo 8. Sì, creiamo 2. Ah, ci manca l'etere, giustamente. Però possiamo creare altre pozioni nebulizzate. Allora, mentre per quanto riguarda gli acquisti qua, ci sono ancora delle cose da acquistare. E ti prendi questa cazzo di cosa? C'è da acquistare ascia d'osso, però non è, la compriamo per rivenderla poi. Ah, ok. Siamo al pieno, possiamo fare niente. Serve neanche
serve neanche fare una cosa. Secondo me c'ha delle munizioni speciali. Ah, dobbiamo trovare l'uscita. Ok, stessa cosa ci sarà con gli uffi. Questa con lo shuriken. Eccoli qua, i primi nemici. Che bello qua dentro, però. Ok, è sempre un sacco di patate, eh. Allora, vulnerabilità al fuoco. Perfetto. Ovviamente loro non li fa. Li faccio un cazzo. Allora, iniziamo da Red a imparare l'abilità di Red. Blocco superiore. Ah no, ok. Dobbiamo arrivare a due di per insegnargli blocco superiore. Budino. Cioè, Red è una bomba. Red è una bomba. Ah, ecco. Visto che mo ho imparato quella, possiamo prendere la nuova arma, esatto, e mettergli questa, collare rivoltoso. Gli insegniamo, facciamo l'espansione delle armi, vediamo un po' che cosa, che prerogative c'ha lui. Bonus carica TB. Quando si riprende, assorbimento PV, morso parassita. Ok. La posta è immenso, raga. È immenso. Io voglio esplorare bene perché si può trovare tutto. Che bello che tu possa anche nuotare. Allora, adesso dobbiamo prendere l'abilità di Barrett. Ora! Esplosione estremante. Ah, ok, ancora lui è l'abilità di base. Però qua non gli faccio un cazzo, però la dobbiamo prendere comunque. Ah, vai, vero che sto facendo danni ridotti, ma è voluta questa cosa. Bonus maestria, infatti. Possiamo fare anche ira funesta. Unità. Così ne stiamo avanti. Oh, perfetto. Così adesso possiamo toglierci quest'arma qui. Unità sinergica? No, ancora non possiamo. Ok, è troppo forte Red. È troppo forte Red. Cioè, sono veramente tanto forti i compagni nuovi.
Barrett, mitraglia automatica. No, gli mettiamo il calibro pesante. Perfetto. Poi dobbiamo mettere però la prerogativa anche a lui. Sicuramente ci avrà anche lui la cosa del bonus carica. Grazie mille. Oh, Luke! Best friend! Ciao, caro! Mi fai lo shottino a Luke? Fake, per favore. Allora, l'altezza durante sovraccarico. Stavate facendo di bello? Stavate facendo? Noi qua siamo... Ciao, Daniel! Sì! Come stai? Come state, ragazzi? Che stavate facendo di bello? Aumenta punti di vita massima. Sì. È un po' lentino oggi. Che stavate facendo, ragazzi? Quindi senza spendere soldi, ho detto just chatting mentre i boss mi purgano. Ok, giustamente, mi pare giusto. Invece noi siamo su Final Fantasy VII Rebirth. Stiamo facendo una zona... Abbiamo finito la prima zona, siamo nel capitolo 3, quindi siamo relativamente ancora all'inizio. Non so se voi lo conoscete, se vi interessa, se avete paura di spoiler. Se avete paura di spoiler, ragazzi, non vi preoccupate se dovete andare. Ah, c'è una materia qui. Questo per me, ragazzi, è vero che adesso dobbiamo iniziare a pensare ai GOTY del 2024, raga. Secondo me questo è un ottimo candidato al GOTY. Poi ci sarà anche Elden Ring, il DLC. Quindi vedremo anche lì che cosa succederà. Comunque Barrett resta pur sempre un grandissimo, bellissimo sacco di patate. Questa è un'acchela speciale. Oh, è sempre lo stesso. Ci sarà anche Dragon's Dogma 2. Ci sarà sicuramente anche forse Rise of the Ronin. Questo non te lo so dire. Extra munizione. Ti aumenta. Ok. Quindi c'hai munizioni speciali. Ecco a che cosa serve. Carino, figata. Aumenta la potenza così. Anche se io voglio provare l'abilità, sbloccare l'abilità di Red. Forse, ma non nella sezione gioco dell'anno. No, no, probabilmente no. Ancora devono inventare la sezione miglior Souls, però. Dragon's Dogma 2, vediamo un po' che cosa sono riusciti a combinare, ragazzi. Tanto sicuramente sarà, lo porterò anche sul canale. Allora. Allora, abilità zampata crescente. Molto figa. Molto figa. Ora io voglio zampata. Parare abilità, le nuove abilità è facilissimo. Ma che ci siamo. E giustamente qua. Qua ovviamente sarebbe molto meglio usare le magie. Con le magie faremo subito. Ma tanto mi hanno messo i bersagli peggiori per poter... Oddio, no, forse
Non sono così, non è così brutto l'idea di mettermi degli avversari resistenti ai attacchi fisici, perché posso fare quell'abilità che mi serve più volte. Risalendo per uscire. Vai Barrett. È giusto, perché lui si deve arrampicare con una mano sola. Ma scusa, ma in tutto questo come si appende Red? Resistenti ai tacchi? Resistente ai tacchi, ovviamente. Sì, assolutamente ai tacchi. I tacchi a spillo, però. Materiale, ottimo. Lo vuoi prendere? Affatta. La possiamo farcela. Madonna, pensa che forza che deve avere per potersi arrampicare così con una mano. Ci hai pensato? Deve avere una forza mostruosa. Avrà un braccio grosso come una gamba lululù. Veramente, oh, t'afferra un braccio. T'afferra col braccio te distrugge. Te spezza proprio l'esistenza, te elimina dall'esistenza. Boh. Ah, da qua c'è sta il sentiero. Mamma mia, pensa, si dà lo slancio col piede di sotto e col braccio. Madonna. C'ha un braccio sinistro che è praticamente grande come un... non lo so, come un autotreno. Giacimento di Mithril. E siamo riusciti a risalire dal fondo. Arcidrago, questo è forte, l'abbiamo già analizzato. Vabbè, questo lo distruggiamo. L'abbiamo spento. Altro che Arcidrago. Arcipippa te devono richiamare. Ha detto Nandaro. Nandaro? Sì, vabbè. Dai. Barrett devono assumere le miniere. Poi, tra l'altro, lui era un minatore. L'ha detto che nella vita passata, lui ha fatto il minatore. Quindi abbiamo scoperto una parte di background importante di Barrett. Un po' com'è grande sto posto. Questa qua, ok. È sempre classica cosa. Perché ci sono miniere e miniere. Dunque, ossi di belva. Che cazzo ci facevano gli ossi di belva? Ora, 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 ora! Madonna. Barret non è da sottovalutare, eh? Sono a modo loro tutti molto forti. Non mi piace tanto il suo stile di combattimento, quindi non lo porterò sempre con me. Però devo ammettere che sto rivalutando tantissimo Red. Almeno qua sembra essere piuttosto forte.
cazzo! Attacca pure ad area, tra l'altro. Devo capire bene come funzionano le abilità di Red. Qui di lei è forte. Sì, ma solo nelle miniere cheat. Red probabilmente. Addio, ragazzi. Non la faccio più. Ah, ok, qui serve. Serve il coso per salire. Vabbè, ma lui la sposta con uno sputo. Infatti, c'è cioè, con una mano. Cloud ci vuole tutte e due le mani per spostarsi cose. Ma lui ce l'ha, gli è bastato. Gli è bastata una mano. Ah, adesso ho capito come devo fare. Un botto antiproiettile, non ci serve. Questo... Sì, ho capito che devo portarlo qua. Adesso prima lo devo spostare qua. Poi devo sbloccare lo scambio. Che poi Cloud è un soldier. Infatti. E si porta dietro uno spadone alto come lui. Ma capito? Fa una fatica assurda per spostare le cose. Non lo so, ma magari la spada potence in mano è leggera, che ne sai? Anche se è un blocco di metallo. Cioè che l'hanno preso da una miniera e l'hanno portato così com'era. E ci hanno fatto una spada. Effettivamente è un po' di incongruenze, però ragazzi è sempre pur sempre un videogioco. Quindi... Se no... Da quante cazzate... Ci sono. È praticamente la Dragon Slayer di Berserk. È praticamente sì, è la Dragon Slayer di Berserk. Albe. Oga, signor Oga. Ora. Andato! No, oh, cazzo, ho sbagliato! Vai, la foresta! Galvanica e Benefica si sono evolute. Ecco. Mamma mia, comunque, ragazzi. Quanta roba c'è da fa, quanta roba c'è da vedere. Qua siamo in un posto chiuso, quindi ho poco da fare, poco da vedere. Ma in generale, questo gioco c'ha veramente tanto da offrire. Siamo. Barrett, quanti cazzo di punti vita ce ne hai? Ha 2k di punti vita, quindi. Rompi un cristallo e dentro ci sono i pezzi di legno. Ok, Square. Aizra, hanno tocco di nani attendo. È vero. Beh, ma un po' come un tempo che tu uccidi un lupo e trovi dentro una spada, capito? Ti droppava una spada. È molto sveglio. Molto sveglio. Dai, Cloud, sta scherzando. Che acidone. Che cazzo fai a salire? Ah, giustamente lui non può salire. Che fai, non...
cazzo ci sta qua? Siamo proprio da parte. Aha! E dal muro la metti. Cazzo. Che bomba. C'è stato qua? Come la prendi? Come la apri questa? Puedere, ottimo. Ma non vendono gli eder, non li vendono più. Secondo ragazzi. Arriva a prendere sta mappa, sta cosa. Ok. Oh, fammi vedere. C'è un qua, c'è anche un là. Ah, è là. Ah, è un tesoro. Il kill, ottimo. Ce la smuovere in qualche modo dall'altra parte. C'è un favore alla Shinra. Ok, quindi adesso serviva arrivare qua su per un bordello che stai a fa Red. C'è un modo. C'è un modo per aprire questa porta? Che dite? Tesoro. Un pullo di grande etere, perfetto. A far cadere il carrello. Come lo fai cadere? Ah, cadere il carrello, sì, in quel senso. Quindi devo portare il carrello da giù. Questo? Non tu serviva dono del pianeta per una trasmutazione. No, il serviva il frutto del pianeta adesso. Per quelle che mi interessavano a me serviva il frutto. Ok. Però mi chiedo come cazzo si apre questa porta qui. Ah. Aspetta un po'. Mi sa che è rotta questa scala. Ci sarà un modo per passare. Dai, su. Sbrigati, che abbiamo poco tempo, Barrett. Tecnicamente una volta usciti da queste miniere dovremmo essere a Junon. Quindi le praterie erano solo la parte sopra. Io pensavo che le praterie erano tutto quello, poi
po'. Fare qua, fare il cambio. Aspetta. Aspetta. Sta avvenendo un gubbio. Sta avvenendo un grandissimo. Posso salire qua sopra? Se non mi fa salire è inutile quello che sto facendo. Sì, non mi fa salire, quindi è inutile. Pensavo che metterlo sotto al balconcino lì mi faceva salire sopra per poi raggiungere la materia, ma no. E ci sono tutti sti materiali di sopra, quindi non mi fa salire. Ci serve solo esclusivamente per spostare. Cambio binario e riuscì. Ah, yeah. Dai, Barrett, su, accelera. Cazzo, tu sei più forte di così. È più forte di così. Esatto, mo sale questo. Adesso c'hanno il passaggio. Arigato. Ah, bello. Allora, e mo? Oh, qua siamo passati, ma mo da dove stiamo noi? Ah, giustamente, sono loro. Ci proviamo, c'è una leva, c'è una... Se devi provare, tira la leva e si apre. Che materia sarà? Materia galvanica. Sono scesi, veramente potevano scendere. Esatto. Veramente sarebbero potuti scendere. Sono andati. Ah, sono andati. Sono andati all'altra parte. Va bene, va bene. Non mi piace. Facciamo un salvataggio preventivo. Perché quando vedo aree così grosse mi viene sempre l'idea che ci sia un boss. Eccolo qua. Mimetizzato. Sapevo. Proprio adesso mi devono capitare altri boss. Mi mette nel letto. Ma sono andati dall'altra parte. E allora sì, farò sì. Una parte con Blackjack e squillo di lusso. Anzi, senza Blackjack. Allora, abilità. Analisi, voglio esaminare. Debole all'elettro. Ma nessuno di noi ha... Oddio, forse sì. Fulgora. Oh, dai, mi hai bloccato. È stronzo, allora. Oh. Età ira funesta. Poi abilità raggio stellare. E che cazzo, mi annulli le cose.
Mannaggia le cutscene. Ciao Aki. Figlio della merda. Cazzo, questa... Getti, gran puzzone. Come muri. Questa dovrebbe essere la nuova invocazione. No, non è la nuova invocazione, il triumbo muri, non mi ricordo. Ritirate l'invocazione Moku Bomba. Azzarola. Setti, pozione mista, pozione nebulizzata. Lancio bestiale. Diversi energia. Non è male, non sono male. Insieme loro due. Ottimo. Così li faccio. Li faccio abilità. Raggio stellare con lui. Abilità dell'invocazione Moku Bomba. Giustamente no, lui è già stremato, quindi tira funesta. Oh, dai, eh. Non gli ha fatto cazzo. Oddio. È stremato. Perfetto. Abilità limite. Ululato alla luna. Che veglia sul guerriero. Lunga dimensione rivalsa ululando gli artigli di Ragonde. Andiamo di artigli Ragonde. Ma finiamolo alla grande. Raggio stellare. Vabbè dai, ci abbiamo messo 3-4 minuti a batterlo. Abilità Oni. Abilità Oni. Onigiri. Vabbè, non è stato niente di che, dai. Non è stato niente di che. Effettivamente adesso sarebbe il caso di andarsi a recuperare un attimo senza utilizzare le pozioni, semplicemente sedendosi. Ci sta? È stato carino. Carino nella seconda fase, era leggermente più forte, però devo ammettere di riprendere One Piece. Quanto è lungo One Piece. Mai come Detective Conan. Oddio, siamo là, eh? Anche Detective Conan è grande quanto One Piece. Sono oltre i 1000 episodi pure su Conan. Oh. Oh. Andiamo, ragazzi. Siamo quasi alla fine, eh. Direi di fare una cosa, ragazzi, per visto che tra poco io devo staccare, detto oggi ho cominciato
prima, perché devo staccare prima per via del lavoro. Direi che possiamo fare una cosa. Questa battaglia è stata l'ultima per oggi, ma domani mattina tornerò. Quindi domani mattina continueremo direttamente da qui. Mi raccomando, non mancate, perché secondo me domani raggiungiamo la nuova area. Secondo me domani raggiungiamo Junon. Quindi se è Junon. Siamo al capitolo 3, quindi ancora ce ne abbiamo 11 davanti. Abbiamo ancora da macinare cose, dove ci saranno tante cose ci rallenteranno. Cioè le missioni secondarie, le partite, perché ho capito che voglio giocare a Regina Rossa. Il Gold Saucer ci rallenterà un botto, perché lì proveremo tutti i minigiochi. Lo so, pure io lavoro con orari ridicoli. Mo' appena trovo il modo di sistemare la connessione internet nella casa, in casa nuova. Lui, il padrone di casa, ha detto che avrebbe chiamato, quindi speriamo che si ricorda, speriamo così. Una volta che abbiamo sistemato la connessione internet a casa nuova e un giorno magari sono libero, quindi non devo andare al lavoro, facciamo anche magari le live pomeridiane. Cioè magari possiamo fare delle live mattutine, poi così prosegue di pomeriggio, oppure possiamo fare direttamente delle live pomeridiane, tipo che ne so, che cominciano dopo pranzo e finiscono più o meno che verso le 6, le 7. Quindi ragazzi, io vi auguro una splendida giornata, grazie mille di essere stato qui con me e di avermi fatto compagnia in questa splendida avventura che mi sta divertendo tantissimo. E noi ci vediamo domani mattina, sempre alle... domani mattina, volendo possiamo... Domani mattina domani sono a casa, quindi volendo possiamo cominciare un pochino prima, quindi 10:30, 10:30/11 e proseguiamo fino all'1:30. No vabbè, però grazie lo stesso, guarda, il fatto che comunque venite qua, vi fate compagnia, si chiacchiera, si scherza, vi conosco. Cioè, ma di che? No, perché oggi devo andare al lavoro prima, maledizione! Devo andare a lavorare prima! Andiamo a fare un bel raidino ai ragazzi di 2D Pixel, che non riesco mai a farli il raid, perché loro sono sempre in live quando riesco a fare il raid. Ma di che? Ma stammi bene tu e soprattutto spero di rivederti presto. Bello di casa. Stanno portando Disco Elysium! Bello! Ragazzi, mi raccomando, rimanete per il raidino, andiamo a trovare i ragazzi di 2D Pixel, noi ci vediamo domani mattina a 10:30/11 per proseguire la nostra avventura su Final Fantasy VII Rebirth e prepariamoci, perché a breve arriveranno tante altre cose, ad esempio Rise of the Ronin. Ragazzi, vi auguro una splendida giornata, si parte.